Mister, le cose positive e quelle meno positive della tua squadra, a parte l'esito finale. Le positive sicuramente la personalità mostrata alla prima partita ufficiale da una squadra molto giovane. Forse il primo tempo ha avuto troppa fretta di cercare le verticalizzazioni. Abbiamo incontrato una squadra messa molto bene in campo, che con due linee di quattro molto coperte, due giocatori che provavano a fermare il nostro giro palla in fase embrionale. Nel primo tempo abbiamo forzato troppe giocate, perché poi quando ti tocca difendere il 18 agosto in campo aperto, quando la condizione non è chiaramente al massimo, si soffre e si prendono le ripartenze che possono risultare micidiali. Nel secondo difesa c'era parecchio anche, sì, sia il primo tempo che il secondo tempo riuscivamo a uscire palla al piede con la difesa quasi fino alla linea di metà campo. Quindi poi se rischi, nel senso se anticipi troppo la verticalizzazione e sbagli, becchi una ripartenza a campo aperto che non sei in grado di sostenere il 18 agosto. Nel secondo tempo abbiamo avuto più pazienza, abbiamo fatto girare meglio la palla e abbiamo selezionato meglio le scelte da un punto di vista offensivo. Siamo andati almeno 3 o 4 volte partendo dagli esterni alla conclusione. Quindi io devo dire la verità, mi ritengo molto soddisfatto della personalità mostrata alla prima di campionato dalla mia squadra. Senti, per te questa è una stagione tutta particolare, no? Hai girato un po' la serie di mostra, si diceva Nemo profeta in vano, a Catanzaro dicevano Panelli così, no? Tu senti questo peso del profeta in vano di esserlo? La responsabilità la sento, chiaramente, la sento in tutte le panchine, in tutte le squadre in cui vado ad allenare, questa la sento un po' di più, perché ho tanti amici che seguono la squadra, ho tanti amici in società che fanno tanti sacrifici e quindi sento la responsabilità anche nei loro confronti. Però è una responsabilità che mi piace, una responsabilità che ho accettato con entusiasmo, ma dopo un'attenta valutazione, quindi non mi sono buttato a capofitto. Sapevo, so a che cosa vado incontro, ma è una sfida che mi affascina e credo che tutti insieme la si possa vincere. C'è anche qualcosa in arrivo, no? Qualche figlio? Una figlia. Ah, quindi sì. A metà settembre. Una figlia e un nipote, tra l'altro. magari qualche giocatore. Ma la rosa è completa, oggi ne avevamo 6 fuori. Cardone come mai volta? Cardone ha avuto un problema muscolare. Gli altri che erano fuori? Cappiello, Serrano, Catavere, Chiacchio, Raimondi che era in panchina, Raimondi e Serrano erano in panchina, ma per onor di firma e per riempire le caselle vuote. Quindi penso che sia una rosa completa per quello che è il progetto societario, chiaramente. Quindi è normale, una squadra giovane ha bisogno di tempo, è un seme che va curato, bisogna aspettare. Che somiglia un po' alla tua prima Sarnese da allenatore, anche se giocavi in altro modo. La mia seconda Sarnese, forse, sì. Che la prima da allenatore, non da calciatore, poi alla fine. Ma la prima è una squadra esperta, con Agnello, Di Capua, Savarese. La seconda era molto giovane, sì, assomiglia. Assomiglia per voglia, assomiglia per ricerca del gioco, chiaramente con i giovani è più facile da un punto di vista perché sono spugne che assorbono, però ci vuole un po' più di tempo perché sono situazioni che non hanno mai vissuto, hanno poca esperienza e quindi ci sarà bisogno di un po' di tempo, però ripeto, ribadisco un concetto importante, a me la personalità mostrata da questo gruppo di ragazzi mi ha impressionato, considerando che siamo al 18 agosto. Il sistema resta questo anche con il ritorno di tutti gli assenti, che soprattutto dalla cintura in su? Il sistema è modificabile, tu mi conosci bene, sai che non sono un dogmatico. Ho giocato a 4, ho giocato a 3, 3-5, 3-4, 4-4, 4-3. Ho giocatori in grado di poter interpretare bene vari sistemi di gioco e questo è un vantaggio.
E quindi avremo una nostra identità che sarà quella della ricerca del gioco, sarà quella della ricerca della vittoria, però spesso proveremo anche a modificare il nostro assetto in base a quelle che possono essere le peculiarità degli avversari. Responsabilità grossa di dare la chiave del centrocampo a un, tra virgolette, ragazzino, nonostante anche già una bella esperienza in Matteo? Ah, Matteo le chiavi del centrocampo, io gliel'ho date 3 anni fa. Ed era di 3 anni più piccola e aveva 100 partite in meno in Serie D. Quindi per me Matteo è una garanzia. È un giocatore che probabilmente. Visto c'è queste evoluzioni con di guardo, di capire, di fare tutto. A me ha stupito, anche se era un mancino, guardo centrale proprio, di difesa. Sì, è una soluzione che abbiamo adottato forse nell'ultima partita, credo, nell'ultima partita amichevole prima di questa qua. Ripeto, abbiamo varie frecce nella nostra faretra, ma dipenderà chiaramente dalla condizione di tutti. Faretra? Faretra? Non lo so, me l'hanno detto, ho detto tu dici frecce nella tua faretra, Fallo che hai è studiato. fascena, però non lo so nemmeno che significa. Mi è stata suggerita come espressione e l'ho riportata. No, a parte gli scherzi, abbiamo veramente varie soluzioni e ci sarà da scegliere quella più opportuna nel momento particolare.